che almeno potrei leggere tanti libri in lingua originale. Perché mi è sempre piaciuto e perché molti dei miei amici ci vanno e quindi voglio stare con loro. Perché mi piaceva più dello spagnolo. Perché, allora, uno perché mi piace e perché sembra una lingua più acculturata. E poi perché mi piacerebbe da grande non so andare in Francia. Credo che lo farai in prima media. Oh. Dicono di sì, ma non credo. Tutte le cose sono difficili all'inizio, ma poi serve solamente un po' di pratica. Sì, soprattutto l'ortografia, tipo gli accenti e la pronuncia anche. Secondo me sicuramente non è una lingua molto facile. Io studio anche francese, non è una lingua facilissima, non impossibile. No, perché l'ho iniziato quando ero piccola, quindi sono abituata a parlarlo. Secondo me è difficile perché la pronuncia, la R, non mi riesce molto bene. La parrucchiera. Da grande vorrei fare l'architetto. Aspirerei a fare lo scrittore oppure lo scienziato. Mi piacerebbe la giornalista, se no comporre musica per le colonne sonore. Allora, mi piacerebbe fare la cantante. Mi piace cucinare i dolci, quindi... E li so fare buonissimi! La pasticcera, forse. O la maestra o l'artista. Sì, e mi piacerebbe fare il maestro d'italiano oppure il maestro di snowboard. Sì, perché mio babbo va in giro per il mondo a lavorare e sa parlare, a parte l'italiano e lo spagnolo, altre lingue. Anche perché il francese è molto parlato, non solo in Francia, ma anche in altri paesi come in Canada, in Marocco, in Belgio. Sì, un po' sì. Perfetto, quindi visto questo punto è importante sapere più di una lingua. Sì. Sì, è molto importante. Sì, per me è vero. Sono stata in Francia, cioè ci vado ogni anno, a Parigi e Lione. Non ci sono mai stato, ma ci vorrei andare, molto per ammirare tutte le arti francesi. Sì, sono stata più di una volta in Francia. Dove? Sono stata a Parigi. A Parigi e in Corsica. A Parigi. Sì, a Parigi, a Compiègne, in diversi posti. Sì, è vero, sì, sono stata in Francia. Non la Francia vera e propria, però sì, l'isola, sì, la costa. No. Mi piacerebbe andarci? Sì, parecchio. La Torre Eiffel, Louvre. L'Arco, la Tour Eiffel. Ci sono molti, molti luoghi da visitare, come la Torre Eiffel e Louvre. Sì, mi viene in mente brioche e garage. Croissant, poi non lo so, foulard. Crepe. Solo garage. Baguette e croissant. E poi la baguette. Sì. Soprattutto i macaroni. Sono buonissimi. Bonjour, je m'appelle Zoé. Je m'appelle Hadija. Je m'appelle Julie. Je m'appelle Joséphine. Bonjour, je m'appelle Diego. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai 9 ans et j'aime bien dessiner. J'aime jouer à tennis. Au revoir.